Da Catania al telefono abbiamo Monsignor Schillaci, vescovo eletto di Lamezia Terme. Grazie, eccellenza, per aver accolto il nostro invito. È stato Buonasera, buonasera a tutti. Salve, è stato diramato stamane lo stemma episcopale con il motto da lei prescelto. Ecco, vorremmo che fosse lei, con la sua viva voce, a spiegarci i significati simbolici, liturgici di questo stemma che l'accompagnerà durante il suo episcopato. Partiamo anzitutto dal motto. Ministrare, Sì. non ministrari, non per essere servito, ma per servire. Quali sono i significati teologici? Sì, diciamo che tanto questa espressione viene dal Vangelo, è tratto dal Vangelo di Matteo 20-28. C'è da spiegare il contesto. Il contesto è questo. C'è la mamma dei figli di Zebedeo che si avvicina e chiede al Signore, pensando appunto che il Signore sale a Gerusalemme, quindi sta, come dire, per prendere il potere, tra virgolette. E chiede che i suoi figli siedano uno a destra e l'altro a sinistra, naturalmente un posto di che cosa può desiderare la mamma per i propri figli, il meglio è quello che. E Gesù in questo contesto interloquisce, dice, spostando l'interlocutore, dice: ma sapete quello che voi chiedete? E quindi in questo contesto il Signore dice: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E quindi l'espressione è esattamente questa: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Allora io sono intervenuto un po' in questa frase, nella frase latina, perché L'ha ho adattata, spostato, sì. l'ho adattata e ho messo l'accento sul ministrare, sul servire. Quindi Mi servire pare e quindi. che questo sarà il manifesto del suo episcopato. Diciamo che io guardo a Gesù, cioè guardo a lui che è venuto proprio per servire. E questa è si è, diciamo, manifestato come tale nel suo stile, nel suo atteggiamento. Ecco, mi lascerò guidare in tutto quello che penserò, quello che avrò modo di esprimere, quindi di concretizzare secondo questa proprio prospettiva. Ecco, la logica che vorrei assumere è quella evangelica. E lo stemma prescelto è caratterizzato da uno scudo di foggia cosiddetta bucranica, tipica del periodo rinascimentale, poi molto diffusa nell'araldica ecclesiastica. Vi è una croce trifogliata in oro gemmata con cinque pietre rosse. Che significato Sì. hanno? Sì, quelle sono, diciamo, la croce, sono le piaghe del Signore, no? Quando basta vedere il crocifisso, esattamente quelle che noi Venerdì Santo abbiamo modo di contemplare, di baciare, di avvicinarci. La liturgia del Giovedì Santo per me, del Venerdì Santo, è fondamentale, no? Anche quest'anno l'ho vissuta in modo particolare, in un contesto molto bello, dalle monache benedettine, no? Di Via Crociferi. Quindi questo per me è ancora, ecco, immagine cristologica, cioè il Cristo che si offre, si consegna. E c'è poi una torre, cosa simboleggia? Mi pare che ad Adrano ci sia Sì, una torre di esatto. epoca bizantina, forse anche un Sì, riferimento alla Lamezia. c'è una torre dell'undicesimo secolo. In effetti qui basterebbe venire qui nel territorio di Catania, no? Dalla cattedrale, poi c'è il castello Ursino, poi c'è il castello di, noi li chiamiamo castelli, sono delle torri, di Motta, Sant'Anastasia, quello di Paternò e poi quello di Adrano, no? Quindi c'era, come dire, sono questi bastioni, no? E ad Adrano appunto per noi è il castello, noi lo chiamiamo così, il castello di Adrano, ed è uno dei simboli, è il mio paese, sono nato lì ad Adrano, io sono un adranita e quindi. Però la coincidenza felice è questa, e quindi Con Lamezia sullo stemma con municipale. Lamezia, questo ecco esattamente Lamezia nello stemma, il bastione. E questo per me è stata una cosa bellissima. Ma non finisce qui, perché la cosa bella e a cui io veramente sono molto legato, la torre è il simbolo, no, di quando si viene attaccati, no? È l'ultimo rifugio dove veramente ci si rinserra dai nemici,
è lì che ci si rifugia, si confida, no? È la torri, torri turris e burnea, no? È una delle espressioni mariane che noi recitiamo tutt'oggi, no? Nelle litanie lauretane, ecco, c'è esattamente questo segno che per me è molto importante, ecco, Maria. E quindi collegare questa la nascita, no? E possiamo dire la sposa che diventa la Lamezia a Maria, per me è una cosa straordinaria. Eccellenza, c'è un fondo rosso in alto e poi c'è il Vangelo, la parola di Dio in oro. Ecco, che significati hanno sempre a livello teologico? Rosso, i due fondi in verità sono il fondo rosso e poi il fondo oro. No, il fondo rosso è la carità, è l'amore, no? Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo. Quindi il Vangelo sta in alto. Il Vangelo è veramente il punto di riferimento, perché il Vangelo è Gesù Cristo. Ecco, e poi appunto il colore è quello. E sotto c'è anche l'oro della fede, ecco, la fede. E quindi la torre che sta su questo sfondo, la fede che fiducia, abbandono, e Maria è veramente la prima discepola, colei che ha creduto nella parola, quella parola che si è fatta carne. Per coincidenza, felice coincidenza, il rosso e il giallo oro della Sicilia. Quindi, infatti sono i colori della Sicilia. Ma questa è una coincidenza non voluta, ma anche questa è una... Eccellenza, allora, scelto il pastorale, scelto lo stemma, adesso bisognerà scegliere il suo pastorale. Lo ha già scelto? Che forme avrà? In quali materiali sarà realizzato? Può anticiparci? Ancora non l'ho scelto, anche perché da quello che ho capito mi sarà offerto. Adesso non so se... non ho capito bene, perché questi ci sono movimenti che io interpreto, non so se sarà la chiesa madre o la chiesa sposa, ecco, la chiesa non so sposa. Se sarà, se sarà Catania, magari un, o doppio, sarà un doppio omaggio, un doppio omaggio, un doppio pastorale, probabilmente per non scontentare nessuno. Eccellenza, a che punto sono i paramenti? Sappiamo che lei sta facendo confezionare gli abiti da vescovo a un'importante sartoria di Catanzaro, ecco, specializzata in questo settore. Ha già fatto il suo, tra virgolette, guardaroba? Sì, no, sono stato, ho preso le misure, ecco, semplicemente per questi abiti che li stanno preparando, ma sono gli abiti che ogni vescovo ha, e così come avete visto, quindi non ci sono, diciamo, novità particolari. Diciamo che la casula e la mitria saranno confezionati, anche perché sono anche questi saranno offerti, no? Saranno confezionati altrove. E quindi saranno anche questa una sorpresa per tutti. Sì, anche perché molti hanno voluto insistere, io, diciamo, ho dato qualche indicazione, soprattutto ho qualche indicazione nella sobrietà, nell'essenzialità, ma anche nel decoro, nella bellezza, questo è quello che, però, ripeto, come doni si accolgono, come tali. Non si rifiuta mai. Eccellenza, parliamo adesso della consacrazione, il solenne rito del 6 luglio. Mi può confermare, ci saranno tutti i vescovi calabresi e quelli siciliani? Sicuramente i calabresi in gran parte dovrebbero essere presenti. Anche i siciliani mi hanno manifestato, insomma, il loro desiderio proprio di essere presente, però credo che per qualcuno ci sarà qualche difficoltà, soprattutto per i più anziani, gli emeriti, insomma, è comprensibile questo. Certo, no? È un viaggio anche faticoso. Penso soprattutto a Monsignor Bonmarito, che è il vescovo che poi mi ha voluto qui in seminario. Io, come dicevo, quando ci siamo visti, da 25 anni che sto in seminario, allora mi chiamò proprio lui in questo compito.
da vicerettore, poi da padre spirituale. Quindi, ecco, Eccellenza, si però parla, ecco, so che l'intenzione c'è. ci si parla di tre cardinali. Solo un'indiscrezione o c'è un fondo di verità? Se possiamo svelare anche qualche nome. Ma penso che il cardinale Romeo, se a Dio piacendo, lui mi ha detto che ci sarà. Ecco, questo io credo di non, anche se il cardinale Romeo purtroppo ha subito un lutto proprio e oggi c'erano i funerali, ma dico, a Dio piacendo non ci dovrebbero essere problemi. Ecco, dico, le intenzioni ci sono, poi vedremo concretamente. Eccellenza, veniamo al presente. Io so che lei sta prendendo congedo ogni giorno da tutte le associazioni, i gruppi, le persone che segue da tanti anni a Catania. Ecco, c'è Ogni giorno è così. un po' di tristezza nel commiato, visto che poi. Ma adesso io seguo da anni il gruppo del MEIC, no? Che tra l'altro è stato seguito da tanti anni da un bravissimo sacerdote, una bella figura a cui sono molto legato, un biblista anche di fama, padre ministrale, li seguiva qui, proprio qui in seminario, dove loro ogni 15 giorni si riuniscono per la preghiera, per la riflessione, e poi anche organizzano, ecco, il MEIC, il gruppo di impegno culturale, no? Dove ci sono professionisti, persone veramente affermate. E quindi naturalmente adesso, proprio adesso sto venendo da loro e insomma non nascondono la loro gioia. Sono veramente contenti, si vede che sono contenti, ma nello stesso tempo c'è anche un po' di tristezza, Di ecco. tristezza. Eccellenza, la Lamezia si sta preparando alla festa di giugno in onore di Sant'Antonio di Padova, il cui convento è Sì, retto dai sì. padri cappuccini. In una precedente intervista lei ci ha rivelato di essersi cresciuto con i frati cappuccini di Adrano. Certo, io praticamente mia mamma attualmente abita a un tiro di schioppo dai cappuccini, cioè proprio io sono veramente lì per me era la mia seconda casa, no? Il luogo dei giochi, il luogo di tanti momenti molto significativi che non posso dimenticare, la mia infanzia è legata ai padri cappuccini e alle belle figure di padri cappuccini del mio paese, no? E questo convento dei cappuccini che prima si trovava proprio alla fine del paese di Adrano, no? E poi queste belle figure che non posso dimenticare, ecco. Ci sono nomi, ci sono volti che evocano in me tanto, ecco. E certamente all'origine come dire, anche dell'inizio, dell'incipit della mia vocazione ci sta. Eccellenza, allora noi la ringraziamo per la sua squisita disponibilità Grazie e ormai il a conto voi, grazie a tutti. è iniziato il conto alla rovescia, quindi l'aspettiamo. Io, come dicevo in tante occasioni, ecco, praticamente ogni giorno ho queste così. Domani, per esempio, ci sono le aggregazioni laicali, poi ci sarà l'Azione Cattolica, e poi alcune parrocchie del mio paese, alcune parrocchie qui della città, dove io sono stato per diversi motivi, o ritiri, esercizi durante la Quaresima, insomma. Sono legami e quindi capisco, loro chiedono anche un saluto, un semplice momento, e quindi ecco, ci sono questi tagli da fare, ecco, con molta serenità, ma è giusto. Grazie Eccellenza, a presto, A Eccellenza. presto e buona serata, buona serata.